Tutto ciò che vediamo, sentiamo e possiamo toccare era un tempo solo un sogno o fantasia di qualcuno. Durante il regno di Casa Savoia, infatti, il console di Venezia, Riccardo Selvatico, ebbe l'idea di celebrare le nozze d'argento di Umberto I e della regina Margherita in un modo davvero speciale. Pertanto, nel 1895, 2 anni dopo le celebrazioni ufficiali dell'anniversario, inaugurò la prima esposizione internazionale d'arte della città di Venezia. 30 aprile 1895, si inaugura alla presenza di Umberto I e Margherita di Savoia la prima esposizione internazionale d'arte della città di Venezia, nella sede storica dei Giardini di Castello. La 19ª Biennale d'Arte è stata solennemente inaugurata da Sua Maestà il Re. Intorno alla gondola di Einaudi, grande parata della laguna, e Dodesone e Bissone mostrano come il pittoresco diventi pittorico in questa capitale dell'arte. Anche Donna Ida va verso i giardini dove si inaugura la 27ª Biennale. Inutile precisarlo, questa è Venezia. Siamo venuti a visitare la 33ª Biennale. Il padiglione italiano racchiude 2 retrospettive di grande importanza. I secoli e gli anni sono scivolati via come i cigni nel mare del tempo, ma il desiderio di guardare nel futuro non si è mai affievolito. Al contrario, ha dato origine a nuove forme d'arte. Inoltre, se ci pensate, i primi artisti sono stati proprio gli oracoli, i sacerdoti e gli sciamani. E l'arte di quel tempo rappresentava un modo di vivere. La Biennale di quest'anno, che è, come da molti anni, la manifestazione più importante del mondo, dove si radunano tutti i paesi del mondo per confrontarsi su cosa è l'arte contemporanea e su cosa essa debba rappresentare. Quest'anno tutti i paesi rappresentano nei loro padiglioni la propria visione di tutti i futuri del mondo. La Biennale mostra una visione critica del presente. Invita ognuno a capire, scoprire ed esprimere tutto ciò che mette in guardia la società contemporanea. Non è a caso che il curatore Okui Envisor ha scelto tutti i futuri del mondo come tema delle Biennali di quest'anno. Il suo progetto comprende 3 filtri: vitalità, sulla durata epica, è un evento che si sviluppa nello spazio. Il secondo, il giardino del disordine, che si tiene nei giardini e nell'arsenale, e un studio dello stato delle cose. E il terzo, Capitale, una lettura dal vivo e un approfondimento del Capitale di Karl Marx che si svolgerà nel padiglione centrale. Quest'anno la Biennale sarà più performativa che semplicemente dedicata all'arte, quindi si innesteranno sul tema dell'arte visiva tutte le altre forme di espressione umana. L'arte contemporanea va spiegata, bisognerebbe visitare la Biennale di Venezia col curatore a fianco, perché potrebbe spiegarci anche in modo, diciamo, importante o comunque suggestivo perché si sono uniti artisti di questo genere o per d'arte di questo genere. È difficile trovare una chiave di lettura nell'arte contemporanea, cioè la sensibilità del pubblico medio è quello davanti a un'opera stravagante dire: beh, se questa è arte potevo farla anch'io. Quindi c'è sempre questo approccio. Perché? Perché l'arte contemporanea non ha più a che fare con l'estetica, quindi nega al fruitore di poterla vedere coi propri occhi. L'idea di Okui Envisor è quella di integrare nell'arte alcuni temi filosofici, come l'apparenza e lo stato delle cose, rappresentandole attraverso la creatività degli artisti e delle performer. Padiglione d'Italia, al fondo dell'arsenale, oggi un padiglione di 1600 metri, quest'anno curato da Vincenzo Trione, che non è specificatamente un curator legato all'Art System, è un giornalista e storico dell'arte che scrive per il Corriere della Sera, e ha deciso di intitolare il proprio lavoro Codice Italia. Quindi ha chiamato autori anche storici italiani come Cunellis, Mimmo Palladino, quindi artisti delle 2 grandi stagioni italiane che sono l'arte povera e la transavanguardia,
fino a giovani come Marzia Migliora o come Nicola Samori, che è una delle migliori, dei migliori interpreti della figurazione nuova italiana. Oltre ai padiglioni ufficiali ci sono anche i padiglioni off, per cui Venezia diventa per questi sei mesi una città completamente dedicata all'arte contemporanea, pur essendo una città, come tutti sanno, vocata all'arte antica. Dall'oltre un secolo uno dei più prestigiosi festival culturali al mondo, la Biennale di Venezia è il luogo in cui il desiderio di fare appello al mondo dell'arte e quello di colpire un pubblico ampio si amalgamano.